La sclerosi multipla o sclerosi a placche è una malattia a decorso cronico della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, può esordire ad ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni. Nel mondo si contano circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di persone con sclerosi multipla, di cui 600.000 in Europa e circa 68.000 in Italia. L'AISME, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è una ONLUS che da 40 anni opera su tutto il territorio italiano. Dal 1998 è affiancata dalla FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, anch'essa ONLUS, istituita per continuare a finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. Oggi AISME è il punto di riferimento per le circa 68.000 persone con sclerosi multipla e per i loro familiari. L'associazione crede fermamente che le persone colpite dalla malattia abbiano diritto ad una buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale. Per questo l'associazione è attiva sul territorio con oltre 7.000 volontari impegnati a diffondere una corretta informazione sulla malattia, sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere ed erogare servizi sociosanitari adeguati dove il servizio pubblico non arriva, promuovere iniziative di raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica. Anche Nicosia da oggi ha la sua sede presso il mercato coperto nel quartiere di Sant'Anna. Ad inaugurarlo le autorità con in testa il sindaco dottor Sergio Malfitano, i suoi assessori, consiglieri comunali, il vescovo della diocesi di Nicosia, Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Muratore, ed anche tanti esponenti delle associazioni di volontariato che operano nel territorio. Responsabile della struttura a Nicosia è Carmela Venuta, che è anche consigliere provinciale AISM. Presente oggi all'inaugurazione anche Corrado Cristaldi, presidente provinciale dell'AISM, visibilmente soddisfatto per un traguardo raggiunto dopo tanti anni. In un periodo nel quale molte strutture pubbliche chiudono lasciando senza servizi migliaia di cittadini, l'apertura del punto AISM in città è senz'altro da accogliere con favore, soprattutto per l'opera che svolge da quasi mezzo secolo in tutta Italia.